Attenzione! In questo canale troverete gente che parla toscano e non ha ritegno nel farlo. Qui non troverete fenomeni che non sbagliano mai, ma sentirete qualche maremma maiala e impestata. Se siete un pubblico sensibile a questi argomenti, vi consigliamo di cambiare canale. Buona visione! Pronto, vado? Sto di alzo. Ragazzi, è un po' che non ci si vede, perché siamo incasinati tra montagne, matrimoni, cazzi, mazzi, siamo sempre a fare qualche cosa e si saltava un po' di fine settimana. Però ora ci risiamo, si riparte, ora si inizia a fare dei video brevi ma penso utili per chi li vuole vedere, per chi gli servano. Sull'idraulica, ok? Poi ci sta già un progetto, altre cose sulla saldatura e su tutto quello che si stava facendo prima, però intanto, ragazzi, si fa questi 3 o 4. Madonna, palle sto gallo, ora va fatto fuori. Va fatto questi video, ok? Così almeno, siccome qualcuno ce l'ha anche chiesti, si fa contento un pochino tutti. Oggi voglio parlare di come si fa a guarnire i raccordi, le filettature, cioè questa parte qui, questo è un gomito maschio e femmina, la parte maschia, come si fa a guarnirla. Vi spiego due o tre trucchi per farvi fare un bel lavoro senza diventare pazzi. Si parte dalla canapa. Canapa è l'incubo di tutti quanti quelli che vogliono fare questi lavori. Perché? Perché non mi riesce di aprirla, non mi riesce di tenerla per bene. Tutte le volte l'apro, mi si intreccia, la butto via mezza, ci fa 3 guarnizioni. No, c'è problema, state tranquilli. Si parte da questa situazione. Di solito quando si compra a noi si trova una situazione in questa maniera, cioè che ce ne sono 3 o 4 matasse. Quando si deve aprire un affare così, bisogna individuare. Intanto, vedete, qui c'è l'intreccio della canapa. Vedete, qui si passa dentro quell'altra. Lo individuate e cercate di capire da dove parte questo intreccio. Ecco, eccolo qui, da questa matassa qui. Quindi noi si prende e si leva un'altra. E si tira via. Cioè, vedete la canapa intrecciata sempre qui, lo vedete? Questa è la bischierata più bischierata del mondo, va. Prendete così, in mezzo me l'ho preso io. Prendete due diti e tirate così, tac, e il nodo si è sciolto. Date due scossate così, e dovete cercare di stenderla un pochino, tagliare anche un altro. Allora, una volta c'è la canapa così, dovete vedere che tipo di raccordi voi avete da guarnire. Allora, se avete raccordi d'ottone, esistono fatti in due maniere. Vedete, questo c'ha tutta la filettatura zigrinata, vedete, tutta dentellata, che serve apposta per non far scappare la canapa. Questa invece non ce l'ha. Però e che si fa a noi? Se si trovasse un raccordo fatto in questa maniera, non è un problema. Perché? Io lo faccio con il pappagallo. Co come voi lo chiamate voi da tutta Italia, pinze, cani, granchi, tutte le maniere voi le chiamate. Qui si chiama il pappagallo. C'è tutti i tipi di sistema per grattarli, perché bisogna farli diventare come questi qui già grattati. Allora, io prendo il pappagallo, però ci vuole un po' di manualità, e faccio così. Vedete? E si gratta un po'. Non importa farla tutta, basta che ci sia dei bei solchi ogni tanto. Se no si prende la lama di seghetto e si fa così, vedete? Non vi vergognate, non vi fate male, grattate, vedete? Vedete come viene? Fagli i dentini. E fagli tutti i dentini. È fondamentale sta cosa, perché? Perché quando si va a fare la canapa, o come la chiamava anche stoppa, però stoppa da noi non si dice canapa, la viscicola, la vicina insieme al raccordo, quindi che succede? Che invece di rimanere incastrati nei filetti, piglia e gira, e quando voi avvitate il raccordo, ma la canapa rimane ferma, e vi va tutta in fondo. Mi ero dimenticato di pigliare questa insieme alla canapa e ci vuole la pasta. Che è la pasta, non la pasta asciutta, è la pasta, è questo affare qui. Questo brodaglia schifosa. Questa è quella che si compra tutti i brio, con tutti i cosi, a costo 1 euro. Insomma, l'affare è questo, che d'estate diventa marmellata e d'inverno la diventa un mattone, tu glielo puoi tirare in un muro e tu lo rompi. Infatti è un troiaio, però e fai il suo. Quella buona, la vendono i venditori termoidraulici, e la costa 15 euro un barattolo rispetto a questa, la costa 1. Però quando tu infili il dito dentro per pigliarla, tu godi, cioè ti viene voglia anche di mangiartela, come detto, come se tu filassi il dito nella Nutella e tu lo pigli e tu lo spalmi. Uguale, cambi il colore, lei è verde, celeste, non mi ricordo neanche più da quant'è che la compro perché costa troppo, però tu godi.
Allora, dicevo, allora si piglia un po' di... Allora, questa è una guarnizione, questo è un gomito a tre quarti maschio-femmina, ok? Dottone. Io vi do un consiglio, siccome a volte questi raccordi sono già grattati, però li fanno, li grattano, insomma, non lo so come li grattano, un po' bischero a volte. Io altri due grattatini così e glieli darei, vedi? Allora, l'ottone, una cosa che vi devo dire è tremendo, cioè quando voi lo grattate, poi anche se non lo grattate, quando voi lo stringete con le chiavi o pappagalli o il che vi pare, fa tipo delle scheggettine che vi si infilano dappertutto, vi si infilano in mezzo a diti, veramente bucano come delle cose, guarda, come so se vabbè, vi siete mai buati come i fichi d'India, uguale, con i fichi d'India è la stessa zuppa, va bene? E poi non vi riesce neanche di vederli, quindi stiamo un po' attenti. Allora, come si fa? Per una guarnizione a tre quarti, fate conto voi, guarda. Faccio per farvi la proporzione, guarda. Vedete? Questa è lei. Ok? Prendete questa canapa qui. La tirate lateralmente, cioè dal centro. Aspetta, lo rifò. Dal centro. Vedete, l'ho ripiegato in due. Dal centro si tira verso l'esterno. Ora qui, vedi, senza esagerare, non strappate, se c'è un nodo dovete fare un po' con calma e stare attenti. Qui c'ho Halley, mi rimane incastrata dappertutto. Allora, io sono mancino, ok? Quindi sono all'incontrare del 90% di voi, però che vi devo fare? Dopo lo faccio con la destra, prima la sinistra e poi la destra. Tengo con la mano in raccordo, con la destra. Poi prendo un pezzettino come questo, vedete? Diciamo... Un quinto della canapa lo lascio così. Lo tengo con due diti. Ok, io parto da in cima, ragazzi. Non mi rompete le scatole. Dal 2005 che parto in cima, quindi non mi rompete le scatole. Allora, si parte, si lascia magari anche un mezzo filetto libero all'inizio, ok? Si parte così. Si fa un giro. Cercando sempre di tenerla bella stesa, la canapa. Due giri. Al terzo giro li prendete insieme tutte e due, li accoppiate, vedete? Cercando sempre di tenerla bella stesa e arrivate in fondo, vedete? Arrivate in fondo. Quando siete arrivati in fondo e vi rimane questo pezzettino, qui magari se c'è questo troiaio qui e si leva, lo prendete e tornate in cima, uno, due... E tre, vedete? La chiudete proprio in cima, lasciando sempre in mezzo filetto libero, vedete? Quando siete arrivati in cima, fate i barattolini della pasta, se l'avete aperto prima meglio, prendete con il vostro bel ditino e ve la spalmate sopra un pochino. Pochino. Se avete da guarnire di molti raccordi, vi preparate un bel cencino, uno straccio, qualcosa, e vi pulite il ditino, perché sennò vi conciate come dei maiali. E questa è la canapa, la guarnizione, scusate. La guarnizione, vedete, ha coperto tutti i filetti, però non dovete fare una ciambella, cioè nel mezzo non deve essere troppo bombata, capito? Deve essere leggermente, cioè dovete, anche se la toccate, sentite, i filetti sono tutti coperti, però non ce n'è troppa, perché se ne mettete troppa, fate l'effetto opposto, cioè non va bene, non riesce il raccordo a avvitare bene e non riuscite bene a far tenere il tutto. La canapa non deve essere né poca né troppa, questa è fatta perfetta, vedete? Guardate bellino, vai. Una volta fatto, questi erano i raccordi d'ottone, questi sono i raccordi di ferro zingato, ok? Allora, i raccordi di ferro zingato sono abbastanza grezzi, soprattutto questo è il vecchio polveroso sudicio, quindi in linea di massima non si grattano, anche questi, i filetti. Però vi do un consiglio, se volete essere sicuri di fare un capo di lavoro, grattate tutti, qualsiasi raccordo che vedete lo grattate in qualsiasi maniera. Se non avete nulla, che ne so, prendete il martello e iniziate a fare così, un qualsiasi cosa per battere, capito? Qualsiasi cosa va bene. E nulla, una volta finita la canapa, come si fa a rimetterla via? Perché poi il problema è quello, ce l'ho fatta una, sono riuscito ad aprirla e poi per metterla via. Allora, prendete sempre dal centro. La ripiegate in due così, poi fate un occhiello, ok? Io tengo questi tre diti, guardate, li prendo insieme e la giro così. E questa e la tengo così. Se
Il discorso è la canapa serve per far tenere l'acqua, ma odia l'acqua, cioè se voi la bagnate la canapa la potete buttare via. Se io vedo questa la inzuppo in un secchio dell'acqua, la figlia la butto via, non tornerà mai come ora. Poi un'altra cosa, non basta tenerla così, perché se voi la tenete così vi si apre, vi si incastra negli attrezzi, nelle cose e vi la sciupate. Io tengo di solito un sacchettino di stoffa, uso un sacchettino di stoffa come questo, vedete? Questi qui sono i classici sacchetti che vi danno quando comprate i miscelatori. Ora, forse quelli da poveri no, ma quelli un pochino nella media, diciamo, vi danno i sacchettini per fare i fighi, ok? Quindi, guarda, questa è quella che ho rifatto ora. Questa è quella che avevo dentro io, vedete? Qui voi ce la potete mettere e voi la tenete anche degli anni se voi la tenete lontano dall'acqua e non vi si scioperà mai, ok? Quindi vi consiglio di tenerla sempre in un sacchetto perché sennò voi la buttate via di sicuro. Soprattutto se voi ci avete vicino alla canapa, questo attrezzo di... Questo è il nemico numero uno della canapa, cioè, questo è tremendo, cioè, questo, guarda, vedete? Cioè, lei è tremendo, lei è il nemico numero uno della canapa, la spazzola d'acciaio. Basta, non devo dire altro. Poi, se vuoi, vi fa vedere anche il teflon come faccio io, ok? Il teflon, intanto, si può scegliere due taglie di nastro, vedete? Quello più grosso, non che l'è più grosso, ce n'è di più, è proprio più largo, vedete? Vedete? L'è quasi doppio di quest'altro. Perché? È inutile che uso il teflon piccino e c'ho un raccordo in questa maniera, cioè, che me ne fo'? Cioè, sto consumando tre rotolini. No, si piglia quello grosso, ce n'è di più e più spesso. Allora, questo qui si prova a guarnirlo con il teflon. Allora, il teflon, io vi dico una cosa. Intanto il teflon va usato dove c'è il GPL, cioè dove non avete il metano. Anzi, vi dico una cosa. Secondo me si può usare anche sul metano, male non vi fa. Però è sul GPL obbligatorio veramente usarlo. Poi sul metano potete usare anche la canapa, non c'è problemi. Però ho visto a lungo andare comunque sia la canapa, dove c'è questi gas, la si sfalda, la si sbriciola. Anche se è metano, piano piano un po' la si sfalda. Si fa uguale, comunque sia non è una cosa che... A parte il gas va a sparire piano piano le case, ve lo dico io, perché... È già da 4-5 anni che non si mette più un tubo di gas già dalle mie parti in casa, negli impianti nuovi. Comunque, se uno ce l'ha, potete usarlo tranquillamente con i gas, ok? Voi non ci mettete le mani tanto con i gas, perché se non lo sapete, vi saltate per l'aria, eh? Mi raccomando. Allora, il teflon. Allora, qui con il raccordo mettiamoci con questo che ho grattato prima, va bene? Il teflon, io l'unico accorgimento che vi dico e un'unica semplificazione che vi faccio è questa qui. Io sempre da destro, ah già, non ho fatto la canapa con quell'altra mano. Vabbè, dai, convertire dopo più sei bravi, dai. Tengo sempre con la mano destra il raccordo, ok? Però che faccio? Non faccio la canapa, ne lascio un pezzettino in cima. Prendo, lasciando sempre un filetto libero, un mezzo filetto, e ci metti il pollice sopra. Il rotolino, state attenti, deve essere così. Non dovete girarlo così. Perché se lo girate così non lo srotolate. Vedete, guardate, faccio un esempio. Se il rotolino lo fate così, poi quando andate a farlo, vi diventate, cioè si può fare uguale, però vi diventate scemi. Guardate la semplicità invece come facendolo come vi stavo dicendo. Con il dito infilato dentro, guardate, mantenendo però. Lo fate scorrere, guardate come vi piace, guarda, tan, 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 ok? Ora in questo caso il teflon è largo praticamente come tutta la filettatura, ok? Quindi non c'è da fare tante cose. Se magari era un po' più lunga, io farei sempre come la canapa, cioè andrei indietro e tenderei in cima. Quanto teflon mettere? Allora, io non ho una regola, dice, guarda, sui tre quarti ci metti 10 giri, sui mezzo ne metti 8. No, io non ho questa regola. Io, diciamo, va un pochino a dito, cioè io lo metto. E ogni tanto tocco i filetti. Ecco, mi sembra che ci siamo. Anzi, forse un altro giro. Cosa vuol dire tocco i filetti? Se io tocca stringendo il teflon, sento ancora proprio il filetto, il taglio del filetto, vuol dire che non ho messo poco. Se io inizio a sentire che il teflon sta coprendo bene i filetti, si vedono sempre i filetti, però comunque sia, se voi li toccate non li sentite. Sentite proprio una palla invece che un filetto. Vuol dire che ci siamo. Anche qui il consiglio è non mettetene troppo, va bene? Non mettetene troppo perché se voi ne mettete troppo non vi entra dentro, non vi rimane dentro i filetti, ma vi esce di sicuro. Se ne mettete poco, è inutile ve lo dico, tanto è verde.
E c'è da calcolare anche una cosa: questo non è un sistema infallibile, nel senso che purtroppo non tutti i raccordi sono uguali, cioè potresti trovare dei raccordi che hanno delle filettature, anzi non le filettature, proprio il diametro, anche qualche decimo di millimetro o troppo stretto o troppo largo, quindi magari io questa qui l'ho fatta bene, la vuoi avvitare, però magari la vuoi avvitare su un raccordo di plastica che magari c'è una filettatura molto più larga, cioè un diametro del foro della filettatura più largo, e magari anche se ci ho messo questo teflon qui, che per me ora è perfetto, magari arrivo, l'avvito talmente bene che arrivo in fondo e l'ho strinto fino in fondo tranquillamente, quindi vuol dire che potevo mettercene di più. E può succedere con i teflon di doverlo rimettere e rilevare un paio di volte per capire un attimino quanto teflon ci va messo. Poi, che c'è da dire? Sui raccordi in plastica non ve l'ho parlato, già mi sono dimenticato, e ora non ce l'ho, non ve lo posso far vedere purtroppo. Dicevo, i raccordi di plastica, come nei raccordi di plastica, si può usare sia il teflon, che sarebbe meglio, sia la canapa. L'unica cosa di pericoloso di fare le guarnizioni sui raccordi di plastica è che voi avvitate male il raccordo e ve lo spezzate i filetti, ve li piegate, ve li sciupate e non va avvitare e vi perde. Quando vi fate le guarnizioni sui raccordi in plastica, facciamo finta che questo sia di plastica. Io vi consiglio di partire un filetto indietro, partite, di modo che siete sicuri che il raccordo vi abbocca bene. Si dice abboccare, quindi quando inizi a avvitare, si abbocca il raccordo per poi avvitarlo. Si abbocca il raccordo e si può essere sicuri di fare una cosa fatta per bene invece di sciuparlo, ok? Ah, un'altra cosa di teflon, quando voi lo finite della guarnizione, fate tutta la guarnizione, poi comunque l'ultima codina cercate di spezzarla e lasciarla proprio, non dà noia il filetto, proprio di lasciarla così, vedete? Perché poi quando voi andate a avvitarlo, che succede? Che quella codina lì, questa è ovalizzata, vedete? Quella codina lì viene intrappolata dalla femmina e non vi scappa. Se voi la lasciate così, se voi ve lo lasciate in mezzo o addirittura in basso così, guardate che succede. E ritagli il gallo. Che questa qui poi vi esce fuori e Forse vi si inizia a srotolare e vi viene un affare tipo questo. E fa schifo, va bene? Non va bene. ne va lasciato un po' sulla bocca del tubo, insomma. Sì, quando avete finito, guarda, è tutto così e lo lasciate così, ta? Un pezzettino così. E quando avvitate Rimane e fermo. viene catturato dalla femmina. Ok, ragazzi, basta, un video più nulla. Se c'è qualcosa che non avete capito, me lo scrivete, voi ce lo scrivete e nulla. Sono dubbi schierati, però possono far comodo, ragazzi, in momenti di emergenza. Quindi, allora, il teflon GPL di sicuro obbligatorio. Poi il teflon, anzi, un'altra cosa, il teflon, poi ci sono dei teflon apposta per le alte temperature, si usano sui solari. La canapa sul solare, no, il solare termico, cioè quei pannelli fanno l'acqua calda e voi mettete sul tetto, ci vuole il teflon, ci vuole quell'alta temperatura, e sul vapore. Ma voi che cazzo, che cavolo fa il vapore voi? Non fate nulla. Poi mi raccomando, state attenti, non fate bischierate a questi impianti, perché sul solare termico vi fate di male, eh? Vi bruciate, vi fate delle botte, se no, eh? Ok? Ciao raga.